Salve a tutti, lupi, cani, volpi e bestiacce varie che seguite One Piece. Oggi il vostro amico The Name Before Tokyo deve informarvi di una cosa, visto che purtroppo ho notato che c'è molta disinformazione in giro, molti caproni leggono il manga appunto con le corna e non con gli occhi, soprattutto con il cervello, e non hanno capito ancora l'importanza fondamentale di un personaggio, vero e assoluto protagonista di One Piece, nonché protagonista assoluto dell'arco narrativo, del breve arco narrativo di Whiskey Peak. In questi pochi capitoli dove compare, questo personaggio segna tutto il manga di One Piece in una maniera indelebile, e io sono sicuro lo rivedremo anche tra qualche tempo, ma adesso andiamo per gradi. Innanzitutto, in quale volume appare Mr. Nine? Appare in questo volume, uscito nel giugno 2012. Intanto vi vorrei far notare la prima edizione rigorosamente cartacea del manga di One Piece. In questo manga, che rappresenta uno degli snodi fondamentali perché appunto si passa dall'Est Blue alla Rotta Maggiore, quindi uno dei fondamentali insieme al 25 e probabilmente al 61 dove avviene il time skip, appare questo personaggio. Mr. Nine ci viene presentato in coppia come agente della Baroque Works insieme a Nefertari Bibi, principessa infiltrata del Regno di Alabasta. Perché Mr. Nine è un personaggio così importante? Innanzitutto per tre motivazioni. La prima è la sua caratterizzazione estetica, quindi lasciamo un attimo da parte il resto, sul quale arriveremo fra poco, parliamo solo del suo aspetto estetico. Ve lo faccio vedere brevemente. Guardate qui, guardate la fighezza di questo personaggio. Allora, innanzitutto si può dire che Oda aveva anticipato di 15 anni le mode che oggi stanno spopolando in Europa e negli Stati Uniti. Questo perché, chiaramente, perché Mr. Nine è swag, ragazzi. In Italia appunto abbiamo Bello Figo Swag, Donga Bugì e tutti gli altri che hanno introdotto questo genere. In America c'è da qualche anno, Oda in Giappone lo aveva capito 15 anni fa. Perché Mr. Nine è swag? Innanzitutto, beh, diciamo che è magro, quindi prima regola, magro swag. Perché appunto un grasso swag, un ciccione swag non si è mai visto. Quindi ragazzi, magro swag. Seconda cosa, i vestiti sono vestiti attillati, stretti, che richiamano un po' gli anni 70, ma sono anche rivisitati un po' in chiave moderna, con questi colletti un pochino allargati, eccetera. Poi, terza cosa, ha i punti interrogativi, quindi tatuaggi finti probabilmente in faccia e in testa, non da ultimo, ha una corona. Probabilmente, io credo, targata Versace, ma potrebbe anche essere di qualche altra griff. Comunque le quotazioni sono al 90% una corona Versace. Quindi, innanzitutto ha stile ed è swag. Ha una corona nonostante non sia un nobile, non è un nobile appunto di sangue, ma è un nobile di animo, e questo è ancora più importante dell'essere nobili di sangue. Si vede questo nel volume 13, quando praticamente arriva Mr. Five e Miss Valentine sull'isola, che sono dei suoi superiori. Loro vogliono arrestare Bibi e lui si oppone come un vero eroe. Ecco, ha dimostrato due cose: la prima di avere due palle d'acciaio grosse così, opponendosi ai suoi superiori, quindi come dico sempre ragazzi, testa alta. La seconda cosa dimostra appunto, nonostante Bibi gli avesse mentito, di perdonare, come dice anche il nostro buon Sanji, il cuoco della ciurma, le bugie di una donna. Quindi quello che dice Sanji a Water 7, Mr. Nine lo aveva capito con 20 volumi di anticipo. Quindi, caro Delly Mello, devi capire che se Sanji è un personaggio che ha il carisma e lo stile che ha, lo deve in particolar modo a Mr. Nine. Quindi, innanzitutto, sciacquati la bocca quando dici che Sanji è protagonista di One Piece e ignori le gesta che prima di lui Mr. Nine ha compiuto almeno 20 volumi prima. Quindi perdona le bugie di una donna e ha le palle d'acciaio. Infine, Mr. Nine è un personaggio fondamentale anche per quanto riguarda la sua abilità nel combattimento. Ecco, adesso qui voi mi direte: no, ma è scarso, bla 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 bla, la prese da Zoro, eccetera, eccetera. Allora, vorrei farvi notare. Qui ho praticamente, vi faccio vedere le prove, ovviamente cartacee, di quello che dico, per quelli che se lo fossero dimenticato. Guardate, guardate da qui, Mr. Nine in 2 secondi arriva qui, cioè guardate le acrobazie, probabilmente uno dei personaggi più agili e veloci di tutto One Piece. Qui stiamo parlando ovviamente dei primi volumi, dove ancora non c'erano mostri del combattimento. Per il livello dell'epoca, Mr. Nine era sicuramente forte. E come sono migliorati i Mugiwara in questi anni, tra l'altro è stato sconfitto da Zoro con un tranello perché, appunto, approfittando della sua ingenuità, lo fa praticamente cadere da solo, altrimenti Zoro non sarebbe mai riuscito a sconfiggerlo in quel frangente. Poi dopo lui si indebolisce, eccetera. Ma comunque tiene testa a Zoro. Per il resto, come sono migliorati i Mugiwara, in questi anni sicuramente è migliorato Mr. Nine, che tra l'altro scopriamo dalle mini avventure. Perché Oda non abbandona mai i migliori protagonisti, vedi Buggy, Gaimon, eccetera. Con le mini avventure ci mostra anche che in questo time skip Mr. Nine si è sposato, oppure ha
ha convissuto con Miss Monday e hanno messo al mondo un bambino, una bambina. Quindi si dimostra un ottimo padre di famiglia, continua a fare il suo dovere, anche se io credo che adesso non sia più lì. E questo lo dico perché io lancio qui l'illazione: secondo me, Mr. Nine è l'ultimo flottaro mancante. Quindi il settimo flottaro misterioso apparso nei 2 anni, io dico sia Mr. Nine. La butto lì, fatemi sapere voi come la pensate su questo. Se ritenete che ci siano personaggi più meritevoli di lui per ricoprire un incarico della flotta dei sette, io sinceramente non credo, anche perché se c'è Buggy, perché non potrebbe essere Mr. Nine nella flotta dei sette? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Leggete il manga responsabilmente e niente, ragazzi, giù il cappello di fronte a Mr. Nine, il migliore re, o almeno il miglior soggetto con la corona insieme ad Elisabello II. Un saluto a tutti da The Room Before Tokyo, Magro Swag, Bang Bang, alla prossima!